Io credo che non ci sia un vuoto di valori, c'è un pieno di valori che sono il sistema di valori legati alla cultura del denaro. E che quindi dove noi vediamo un vuoto va invece vista una cosa compatta e in definizione. Denaro è sempre stata una bestia alla catena o delle istituzioni statali che lo usavano per scatenare guerre contro altri stati, per comprare cannoni e così via, ma poi lo richiamavano e tornava nel loro nella cuccia dentro casa sua, dentro uno stato, via dicendo, o di religioni che lo usavano a sua volta per combattere, avere conflitti con altri contesti e che poi era in grado di richiamarlo. È come se nella seconda metà del Novecento questa bestia avesse rotto la catena e stesse imparando, fuori da qualsiasi confine di Stato e fuori da qualsiasi confine di religione, imparando chi è, o rimparandolo, tornando dai famosi deserti dove fu cacciato quando si chiamava Mammona. Se lo vediamo così, come un racconto mitico, no? In qualche maniera, possiamo immaginare un animale, un dio, un demone, che sta cercando di capire e che in maniera molto sincretica si impadronisce di sistemi di ragionamento di altre culture, cattolica, statuale e via dicendo, con le associazioni e i termini a cui alludevo prima, e che sta diventando cosciente di se stesso. Questa è una cosa che mi diverte analizzare e che mi impressiona molto, però alla luce della quale posso vedere in maniera romanzata, mitica, donchisciottesca se volete, le figure che incontro sul nostro cammino civile anche, perché preferisco piuttosto che dire, ripetere delle sciocchezze su quello che va con quella che è minorenne o è minorenne. Non è tanto interessante il fatto che vada con minorenne, è abbastanza chiaro che un rituale di tipo, va bene, sciamanico, che c'entra dentro una cultura religiosa come quella del denaro, abbia a che fare con la rottura dei limiti dell'età e delle stagioni della vita e che si manifesti in forma sessuale. Quanto più alta è la distanza, tanto più forte è il piacere. Per cui, insomma, e questo è istituzionalizzato, diventa un rito. Ecco, questa cosa qua, per quanto può sembrare forsennata, è ciò che abbiamo sotto gli occhi. E di nuovo, è Mago Frestone che ci trasforma in realtà. Come si fa a vedere la realtà vera se non si immagina, anche se non si rompe, diciamo, la convenzione della logica? L'ultimissima cosa che mi viene da dire su questo denaro è che il linguaggio mi interessa, mi incuriosisce, ripeto, i punti di connessione tra il linguaggio e dove una cosa si impadronisce di un'altra. Mi colpivano questi giochi di parole ragazzoniani. Un tempo si passava dal fidanzamento al matrimonio e adesso puoi passare dal finanziamento al patrimonio.